Dopo quasi 20 anni la Givova Scafati ritrova la massima serie. Inseguito per anni, il traguardo è stato finalmente raggiunto dalla società del vulcanico patron Longobardi, che ha saputo scegliere bene fin dall'inizio, puntando in panchina sul giovane e preparato Alessandro Rossi, che ha tenuto la barra dritta anche quando sono arrivate alcune sconfitte inattese. Rispetto al passato, la differenza è stata proprio nella capacità di tutto l'ambiente di non disunirsi dinanzi alle difficoltà, di mettere da parte la tentazione di cambiare in corsa per un incidente di percorso, e di risultati hanno premiato la decisione, l'equilibrio, la serenità con cui è stata gestita tutta la stagione. Ieri sera in gara 5 della finale contro la blasonata Cantù, la Givova ha fornito un'altra sontuosa prova di squadra, dimostrando di essere la più forte. 73-60 è il finale di una gara ma in discussione. La Givova Scafati torna a 1 e per il basket italiano è una bella notizia. Alla sirena conclusiva è partita la festa. Quando hai capito che quest'anno poteva essere l'anno giusto? La prima giornata di campionato. Strepitoso, assolutamente. Ora però c'è, io so che adesso con questo signore che ti ho detto io l'altro, sì, la merita del presidente Longobardi. No, da merita, tu sei il numero uno. Guardate questo, segnatelo nella storia, perché questo diventerà uno dei grandi. Presidente, lo merito, uno dei grandi, te lo meriti. Ma domani mattina sono sicuro che telefonerai a Rossi per dirgli: guarda che dobbiamo vincere anche l'ultimo titolo rimasto, che lo di domenica con Verona. E dobbiamo adesso fare un grande lavoro, dobbiamo essere uniti, costruire una società anche più solida per il futuro, insieme a Givova e a tutti gli altri amici. Esatto, mi hai tolto le Giovanni parole a Canfora, di che è un fratello, non uno sponsor, un fratello. Allora, Giovanni Canfora, da sempre, da quando io sono 20 anni che seguo lo Scafati Basket, ti ho sempre visto accanto al presidente Longobardi. Adesso che cosa deve succedere? È un momento storico, una gioia irrefrenabile, una dedizione, la passione. Nello ci ha creduto, io ho creduto in Nello. Il risultato si ottiene con passione, dedizione, umiltà, perseveranza, e questo diventa un nostro riscatto sociale della nostra città di Scafati, che veramente deve ringraziare coloro che sono dei folli: Givova, Nello, Rossano, tutti abbiamo creduto in questo progetto. Il vicepresidente Fava, tutti. Daniela, il vicepresidente di Lallo, Luigi, Accatella, Accardo. Bravo. Dietro questa vittoria Nello sa che ogni giorno ci sentiamo, pensiamo e abbiamo sognato con i piedi per terra. Vogliamo ricordare degli amici: Alberto il dottore Pesce, l'ingegnerizzo, i tifosi Peppe Lamanna e Manuel, che sono quelli là che ci sono venuti a mancare in questi anni anche per colpa del Covid, perciò ritroviamo il pubblico, ritroviamo la gente, ritroviamo quello che volevamo, il calore di tutti. Specializziamoci. Due parole. Allora, con Gino Guastaferro, immediatamente dopo la doccia di festeggiamento di champagne, giustamente di champagne, siamo arrivati in Serie A. Siamo arrivati. Quando hai capito che questa squadra poteva arrivare in Serie A? Quando abbiamo iniziato a pensare che in casa eravamo invincibili. Quando c'è stata quella consapevolezza e poi c'è stato in trasferta il momento in cui abbiamo raddrizzato un po' il tiro, perché stavamo facendo un percorso ottimo in casa ma un po' traboccante fuori casa. Quando abbiamo registrato un po' il tiro fuori casa, allora in quel momento ho detto: possiamo arrivare fino alla fine. Ovviamente oggi era una partita speciale. Scafati, c'erano i dubbi, c'erano i due americani acciaccatissimi, per non dire di più, però stasera Scafati forse ha fatto una partita tra le più strepitose della sua storia, per come era nelle condizioni. Ma sicuramente, innanzitutto, vanno ringraziati tutti dal primo all'ultimo, sempre, in particolar modo lo staff medico, il dottor Torto, la Canfora, Carmando il massaggiatore, Elia Confessore il preparatore, tutti, oltre chiaramente staff tecnico, allenatore, vici, abbiamo fatto un lavoro strepitoso, anche la mascotte,
abbiamo fatto un gran bel lavoro, Mario Di Capo, a tutti. Per cui è chiaro che questo momento è un momento di grandissimo godimento e chiaramente ce lo prendiamo tutto, caspita, perché ci abbiamo veramente, stiamo da un anno a buttare il sangue per questo risultato. Però è un successo che viene da lontano, perché questi nomi che tu hai fatto giustamente, che vanno sottolineati, non sono arrivati oggi a Scafati. Lo staff dirigenziale è, direi, da qualche lustro che poi si è, sì, diciamo, come dire, rinforzato. Assolutamente sì, con Antimo Lubrano, che ho voluto perché sicuramente è un dirigente di ottimo livello, quindi sì, la squadra era buona in campo ma anche fuori dal campo, per cui veramente merito a tutti quanti. Ovviamente vanno ringraziati i pilastri di questa società, che sono Nello Longobardi, Alessandro Rossano il presidente e Giovanni Acanfora con Pino Locovico la moglie, che ci hanno sempre sostenuto dal primo momento. In questa stagione c'è stato un momento che hai capito che questa squadra poteva arrivare fino in fondo, e quando è stato? Quando abbiamo perso la prima partita a Forlì, perché dopo 6 vittorie consecutive abbiamo perso la prima partita a Forlì e siamo tornati nello spogliatoio arrabbiati, perché sapevamo di poter dare di più e non ci eravamo accontentati delle prime 6 vittorie in fila. Non avevamo metabolizzato la sconfitta come una cosa che, sai, può succedere e la prendiamo magari anche come a dire dai, fa niente ragazzi, andiamo avanti. No, eravamo furiosi e quindi grazie anche all'aiuto della società che ci ha spinto a andare sempre più in alto. Quindi quello è stato un momento chiave secondo me. Stasera, adesso il risultato è super rotondo, ma stasera era una partita mica facile con i due americani quasi KO, che non si sapeva il loro contributo. Forse tra tutte le partite difficili questa è stata la più difficile, è stata quella comunque giocata, non dico meglio di tutte perché le gare 5 non si giocano mai bene, però quella con cui si è davvero schiantato l'avversario. È la grande